E allora siamo qui alla Marina dei Libri con Lucio Luca, che vorrei mostrare ai nostri telespettatori. C'è una nuova edizione di questo libro molto particolare. Dunque, Puelle, Nicoletta, Atrimutura e altre storie. Che succede? 1500 anni di prostituzione, come ti è venuta questa storia? Da dove l'hai tirata fuori? Guarda, questo è un libro che era uscito nel 2006, quindi 13 anni fa, e che era nato assolutamente per caso, perché mi erano capitate tra le mani un paio di storie, due o tre atti giudiziari del 1200. Che raccontavano delle storie di prostitute che nel 1200 venivano trattate in maniera molto particolare. Quando venivano scoperte gli veniva tagliato il naso. Il naso? Sì, questa era la punizione inferta alle donne di malaffare. E raccontavano quelle carte giudiziarie, raccontavano l'esercizio della prostituzione in una parte di Palermo, dalle parti di San Domenico, quindi parliamo Sant'Andrea, proprio del centro storico. Sì, esattamente dove ancora, a distanza di un millennio più o meno, continua a esserci la stessa cosa, solo che prima erano le prostitute che venivano portate in particolar modo da Napoli e dalla Calabria, e adesso invece lì è un territorio di prostitute nigeriane soprattutto. E, ho raccolto queste prime due o tre storie sulle quali volevo appunto fare un po' un'inchiesta giornalistica, e, frequentando l'archivio di Stato, le signore che lavorano all'archivio di Stato mi hanno tirato fuori un sacco di altri documenti. E cosa hai scoperto? Ho scoperto un sacco di storie bellissime di donne costrette dalla necessità a vendere il proprio corpo, ma che raccontavano in qualche modo attraverso la loro storia la storia della città di Palermo nel periodo storico. E quindi ho pensato di continuare a lavorare e di raccontare. Una città si può raccontare da tantissimi punti di vista, si può raccontare dal punto di vista della politica, si può certo. raccontare dal punto di vista della magari mafia. Gli uomini si confidavano, no, con queste una signorine. Una città si può raccontare anche raccontando la storia delle sue prostitute. E ma chi è questa Atrimutura? Si vede che tu non sei di Palermo. Eh sì, perché io non so neanche Atrimutura è sicuramente la prostituta di Palermo più famosa della storia. Ah. Tanto che quando una ragazza non è proprio ligia al dovere, va la bene. Si definisce Atrimutura. Cioè ormai è diventato quasi un sostantivo, no? Ah. È diventato quasi un modo di dire quella ragazza non è propriamente casta e ligia al dovere, no? Atrimutura è sicuramente la prostituta di Palermo più famosa della storia. Io, poi abbiamo anche un'altra notizia, che il libro che hai scritto su Alessandro Bozzo ha vinto il premio francese. Sì, questo è il premio Giuseppe Francese, lo ha vinto Alessandro Bozzo, proprio il protagonista del libro. A lui è stata riconosciuta, conferito insomma, questo premio, che è un premio giornalistico molto molto importante, purtroppo alla memoria, per il ruolo che Alessandro Bozzo, che era un giornalista calabrese che alla soglia di 40 anni ha deciso di togliersi la vita. È una storia di soprusi, di mobbing, di precariato, soprattutto di giornalismo negato, di giornalismo censurato. Ecco, il fatto che ad Alessandro sia stato conferito sei anni dopo la sua scomparsa questo premio dà il senso a quel libro, che si chiama L'altro giorno ho fatto 40 anni, e che tra l'altro diventerà un'opera teatrale, ecco, un monologo teatrale. Che presenterà Salvo Pipero, questo attore palermitano straordinario, veramente bravissimo, che ha
tratto dal libro. Quindi ci sarà un conto. Ci sarà un conto appunto di Salvo Piparo che presenteremo, che presenterà lui a Lamezia, a Lamezia Terme, al Festival Trame, che è il festival sui libri che si occupano di criminalità organizzata, che sarà dal 19 al 23 giugno appunto a Lamezia Terme, e il 21 sera nella piazza principale di Lamezia ci sarà questa breve presentazione del libro e il monologo di Salvo, che spero lo aspettiamo. Grazie. È tutto da una marina di libri.